La Nadia Toffa delle Iene è diventata la Nadia Toffa di tutti. Un simbolo positivo della ribellione contro le malattie e la resilienza. Nel quarto anniversario della morte, Leine ne ha pubblicato un video sui canali sociali e il collega e amico Giulio Golia non ha mancato di dedicare un pensiero. Il messaggio di Leine e Giulio Golia. Lo staff editoriale di Leine ha ricordato come ogni anno Nadia Toffa pubblicando un video in cui ballava al tramonto sulla spiaggia. Per accompagnare le immagini la memoria 4 anni senza di te. Ciao Nadia. Giulio Golia stava anche rendendo omaggio al quarto anniversario della sua morte. Sono passati 4 anni. Ma tua presenza sempre viva nei nostri cuori, ha scritto la storica corrispondente sui social network, pubblicando alcune delle loro foto più belle. Il primo è un selfie con i murales che Città di Taranto si dedicata a Toffa dietro, dopo le sue indagini sulle emissioni tossiche della Stilurgia. Negli altri colpi i due ex colleghi sono ritratti durante la trasmissione dell'Italia 1 e negli ultimo si risolve il pareggio prima di andare in onda. La malattia nel gennaio 2017, la prima malattia. A Trieste Nadia è stata trasferita in elicottero alla San Raffaele di Milano per iniziare le indagini. 2 mesi dopo è tornato dietro il bancone delle Iene e ha detto ai suoi colleghi e al pubblico di avere il cancro. Nessuno lo sapeva. Ho pensato così tanto in questo momento. Tra noi c'è sempre stata sincerità. A seguito di una malattia lo scorso dicembre sono stato gestito con urgenza, ha detto Nadia Toffa nella Silvia Toffanin Studio a Verissimo. Nell'ottobre 2018 poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito. Ma a marzo durante un assegno è arrivato le cattive notizie. Il cancro era tornato e hanno funzionato di nuovo su di me. Quindi Iliena ha iniziato la sua battaglia contro il cancro. Il suono della radioterapia e dei cicli di chemioterapia. Perdita di odiatori che hanno criticato la sua eccessiva esposizione sociale. E poi le ripercussioni. La stanchezza. L'ultimo post su Instagram risale al 1 luglio 2019. Prima di peggiorare la malattia. L'annuncio della morte nulla sarà più come prima i colleghi avevano detto annunciando la morte del presentatore sui social media. Nadia aveva lottato contro un tumore per 2 anni e non si era mai arreso. Un percorso con cui il giornalista di Brescia ha documentato coraggio e determinazione senza mai perdere un sorriso. Durante il periodo più cruciale della sua malattia, tra sessioni di chemioterapia lunghe convalesse, aveva tenuto un dialogo con i fan attraverso Instagram, dove ha posato foto e pensieri e ha aggiornato tutti che cercavano di incoraggiare quelli come lei che viveva lo stesso dramma.